Esperanto, viva Anna Maria Dall'Oli. Oh, nuova puntata di Esperanto Viva con Anna Maria Dall'Olio. E questo Esperanto è viva davvero perché abbiamo visto varie poesie, vari eventi, varie cose. E anche stavolta ci aspetta una sorpresa. Una poesia italiana. Intanto bonan vesperon. Buonasera. Allora stasera traremo le mosse appunto da una sorta, diciamo, spettacolo che ha avuto luogo il 16 qui a Pistoia, all'Off 68, dove sono stati fatti gli auguri in esperanto, utilizzando però anche esempi di poesia soprattutto dall'italiano all'esperanto. E stasera infatti voglio proprio leggere per voi e farvi sentire la bellezza dell'esperanto tramite la traduzione una poesia che è certamente già abbastanza musicale di suo, cioè San Martino, la famosa poesia del Carducci che tanti hanno imparato a memoria. Ma diciamo due cose su Carducci che magari non sono molto conosciute. Tutti sanno che è nato a Valle Castello nel 1825 ed è morto nel 1907 a Bologna. E ha scritto moltissimo, tant'è vero che soltanto per diciamo, per fare l'edizione nazionale da Zanichelli ha dovuto impiegato molti anni, esattamente dal 39 al 1968, e le lettere addirittura in 22 volumi. Poi una cosa che è poco nota di lui e che servirebbe da sé, da sola, secondo me, a farlo rivalutare, per tanti che attualmente lo snobbano, è la motivazione del Nobel. Ricordiamo che è stato Carducci il primo a scritto italiano a ricevere il Nobel. Quindi, non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Ed è stato, oltretutto, ha avuto dei riconoscimenti anche dall'estero, cioè anche dal Brasile. È stato nominato commendatore dell'Ordine della Rosa e gli è stato intitolato un cacciatorpediniere e un cratere su Mercurio. Quindi un nome il suo che resterà. Ma Sicuramente, sicuramente. passiamo a leggere intanto ovviamente il testo che tutti penso conoscano. Allora, San Martino. La nebbia a irti colli e originando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar, ma per le vie del borgo, da liborili tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a radegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo schioppettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar, tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespro migrar. In esperanto, Sancta Martena Tago. Subire a Hirte in Montoin, nebul butante pala, che su Blovar in strada, Criega Shamamar. Per in villaggio stratoi, e la volanta tinoi, odoras acque vinoi, con sol poroma far. Tunigia allo spichilo, cracchetta sulla stipoi, che il fai fa strada lipoi, già visto tum la star. Che porta rigardante, po flughi mirdo in migrain, samchiel penso in migrain, vespere tra il nuvar. Il Carducci seguiva ovviamente una sua metrica tra, diciamo, la famosa metrica barbara. Però ecco, direi che in esperanto forse funziona particolarmente. Allora, cominciamo quindi l'analisi linguistica. Sancta Martena Tago. Tago, come penso che sia chiaro, vuol dire giorno, e Sancta Martena diventa una sorta d'aggettivo. Poi, Suriras Hirta Montoin, nebul gutante pala, quindi una pallida nuvola, quindi la nebbia, piovigginando, che è butante, quella, la famosa E che
rende il modo, quindi va sopra sul Iras Sur, va sopra su Iras, e quindi per questo motivo regge come soggetto Hirta in Montoin, famosi Irti Colli, Kai, cioè E, sub Blovad, cioè Blovado, Mistrala, sotto il soffio del vento, quindi viene Blovado, viene dal verbo Blovi, che viene derivato dall'inglese Blavona, che vuol dire soffiare, e Kriegas, Shaumamar, per Maro, quindi Maro, il mare, Shauma, schiumoso, schiumoso, Shauma, solito aggettivo, con la Kriegas, il verbo è Kri, naturalmente, poi qui che la prima, siamo al presente, As, quindi, però per dire che fa un grande rumore, c'è il prefisso egg, quindi è Kriegas, no? Sarebbe Krias, e invece Kriegas fa tanto rumore, veramente. Poi Sed, latino, no? Ma è un villaggio a Stratui, cioè le strade del villaggio, in realtà il villaggio qui è reso l'aggettivo, poi c'è Ai, è plurale, quindi è a Stratui, quindi l'aggettivo in realtà villaggiai, è l'abbondanza Tinui, quindi complemento di moto dal luogo, provenienza, la volanta, in cui il verbo è eboli, quindi è bollire, quindi che bollono, quindi volanta, ovviamente. Poi Tinui, che è plurale. Odoras acre vinui, al solito discorso i vini odorano come? Acremente, quindi acre, da acra, naturalmente. Consol, quindi consolazione, por oma far, quindi per l'azione, faro è da fare, il verbo fare, quindi faro è il nome, derivato dal verbo, oma dell'uomo. Turnigia, rospi, pichilo, qui turnigia, naturalmente, solito vuol dire che gira, la turni, tipo turnigi, che gira su se stesso. Poi rost pichilo è una parola composta da rost, poi pic da pichi più ilo, cioè ilo vuol dire strumento, e anche il è un altro prefisso, quindi il suffisso in quella posizione, il o è un nome, quindi lo strumento che serve per pungere che cosa da rost, quindi cos'è lo spiego ovviamente, rost pichilo. Poi crachetas sulla stipoli, quindi sui gradini, e crachetas viene da crachi, cioè scoppiare, quindi scoppiettare, e quindi appena si è già trovato, a proposito dei flametti, si era già trovato questa, a proposito della poesia che riguardava la tomba, no? Che sì, cui sì. Ornamento prendeva fuoco, è appena fuoco, quindi crachi, crachette, crachetti sarebbe appena, no? Non che scoppia, ma che scoppietta, poi che scoppietta. Quindi regge questa parola a questo significato che dove in italiano bisognerebbe specificare un po'. Ora magari c'è scoppiettare, però non è sempre, ce la capiamo così con poco. Caipapa e spalalit e fischia, fighty, fischia, fra in mezzo alle labbra lì, poi, no? Come lip è inglese. Chasisto, cioè il cacciatore, la chasi, vuol dire cacciare, chasiste. Chasiste invece è un prefisso che vuol dire il mestiere, normalmente, quindi colui che fa per mestiere il caccia. Mette stampiedi, dum, anche questo è il latinismo, mette la staro, eccetera. Ora io, aspetto in fondo di cos'è questo, come mai si dice mar, far, star, nubar. Come mai? Perché in fondo la rima ci sarebbe stata ugualmente rispetto a Maro, Faro, Staro e Nubaro, e dopo c'è Nubaro. C'è Porda, anche qui c'è, e vuol dire presso, questo invece è preso dal francese, c'è Porda presso la porta, veramente un aggettivo, quindi c'è Porda tutto insieme, quindi verso la porta diventa un aggettivo, riguardando, quindi rigardante, la famosa E finale. For flughi bildo in nigrain, cioè, fuggir via, questo forse già trovato il posto for Brulos, sempre in quella famosa poesia della tomba,
neri uccelli, che questo è un latinismo, birdo, cioè birdo in, no, in inglese, nigra in inglese, sankil, allo stesso modo in cui, cioè la fa il paragone, i pensieri neri, no? E, i pensieri, quindi penso, e penso in complemento oggetto, quindi c'è oi, plurale, e enne, segno dell'accusativo, quindi migraine, che migrano, poi vespere, cioè di sera, questa famosa e che ci aiuta a risolvere i problemi di complemento di luogo, tempo, e quindi si è visto prima, tra il nubar. In mezzo, ecco, nubar, nubaro, questo ar, nubo, come voleva dire nube, nubaro, serie di nubi, quindi serie di nube, di nubi. Quindi, perché si dice quindi mar, far, star, nubar? Perché questo è l'ultima delle 16 regole inviolabili dell'esperanto in poesia. Per avere un numero inferiore di sillabe, è possibile elidere la O dei nomi. Ecco, e questo è quanto. Infatti nella serata abbiamo visto, no, che mettiamo l'apostrofo e quindi poi c'è questa Esatto. possibilità. Colgo l'occasione per ringraziare, appunto, ero presente in maniera molto piacevole, abbiamo passato la serata anche parlando d'Esperanto, parlando delle prospettive dell'Esperanto, unite alla poesia con l'associazione Cerchi Parlanti e con, appunto, un rappresentante eminente del gruppo esperantista pistoiese Umberto Stoppoloni, che lei conosce bene, no? È professore d'esperanto e quindi si è prestato in maniera molto ammirevole, tra l'altro in maniera molto confidenziale, insomma, non è che poi ha visto, no, a volte ci sono chi si pensa, che pur avendo un'esperienza insomma molto alta anche di lingue, perché come diceva lei, no, nelle puntate precedenti, è stata anche in grado di spiegare perché alcune cose vengono fatte in un certo modo, insomma, ci ha saputo dare dei lumi, insomma, anche attraverso la poesia. Infatti abbiamo affrontato questa poesia, abbiamo affrontato poesie più moderne, abbiamo affrontato. E quindi, insomma, quest'evento, insieme anche a altri, ci fanno capire quanto l'esperanto sia sempre presente e possa essere sempre presente nella vita delle persone a livello ricreativo, funzionale, a livello. Si parlò di Tolstoi, no? Se non erro, che era stato in grado di imparare la lingua in 2 ore. Sì, perché ora Samuel probabilmente era giovane, non era conosciuto, si trovava nell'impero russo e quindi pensò, ebbe la giusta pensata di inviare la grammatica, poi della poesia che aveva tradotto e poesia sua che aveva composto in questa lingua, inviandola a Tolstoj. E naturalmente Tolstoj non si comportò come potevano fare benissimo tanti intellettuali, quindi lui, Zamen, in modo deferente, scrisse questa lettera in lingua russa e la inviò a Tolstoj. E dopo poco tempo, Tolstoj naturalmente poteva anche non rispondere, invece non solo rispose il prima possibile, ma rispose con una lettera in esperanto, e dichiarandosi entusiasta di questa lingua, dicendo: questa è la lingua del futuro, e è facile, io l'ho imparata in 2 ore. Sì, cioè, non era un a caso, era uno comunque che di espressività se ne intendeva, quindi un parere come il suo anche per Zamenhof, insomma, era un tesoro. Certamente sì, tutta la sua vita ha cercato sempre diciamo, dei riconoscimenti, perché questo, e del resto ne ebbe uno importante nel corso del 1905, quando nel corso del primo congresso universale, insomma, non era nato così, ma diventò un congresso universale perché si tenne questa riunione a Boulogne sulla Mer, che è lì, sulla Manica, il territorio francese, e quindi una nutrita delegazione inglese decise di attraversare la Manica e quindi si unirono ai francesi e quindi con altri presenti crearono appunto il primo congresso universale, fu quello di fatto. E a questo consesso partecipò addirittura il presidente della Repubblica Francese, che ne approfittò per conferire la famosa Legion d'onore a Zamenhof.
quindi fu un importantissimo riconoscimento internazionale. Seguito poi, a distanza di tempo, quando ormai Zamenhof era morto, perché morì durante la guerra nel 1917, e quando al tempo della Lega delle Nazioni, quando appunto si era quasi deciso di usare l'esperanto, perché essendo una lingua neutrale avrebbe permesso a tutti di esprimersi nel miglior modo possibile, cioè c'era un po', se ne ventilava questa idea. Allora fu inviato un diplomatico particolarmente prestigioso, che era giapponese, se mi sbaglio nome Omoto, a vedere cosa succedeva, perché un po' si favoleggiava, insomma, cosa fanno questi, sarà vero che fra loro sono tutti fratelli? E lui ci è andato e effettivamente rimase conquistato e parlò in modo molto positivo alla Lega delle Nazioni. E se non fosse stato per la posizione della Francia, oggi le cose sarebbero molto molto diverse, perché ricordo che la Lega delle Nazioni poi è derivato l'ONU, quindi. Ed è, ripeto per l'ennesima volta, perché l'ho visto, è l'unico posto al mondo dove un israeliano si possa sedere accanto a un iraniano o un arabo, perché altrove sì, certamente ci sono, però non sono seduti vicini, per motivi insomma ovvi, ma che naturalmente non ci dovrebbero essere. E addirittura ho visto una cosa ancora più tra virgolette incredibile, che fa capire come spesso certe distanze si riducano. Perché io ho partecipato al primo congresso a cui ho partecipato, che è stato quello cinese. Ebbene, in quella circostanza un israeliano ha conosciuto una ragazza iraniana con tanto di burka. Allora, durante quello dell'anno dopo a cui ho assistito, quello in Lituania, fummo invitati al fidanzamento ufficiale di questi due, che hanno pensato bene di fidanzarsi lì. Allora, normalmente mi venne chiesto: ma che farete poi? Certamente dice, non potremo andare a vivere quando ci sposeremo né in Israele né in Iran, perché i due paesi non si accettano, saremmo costretti a emigrare entrambi negli Stati Uniti, perché c'è l'unico posto al mondo dove potremmo stare insieme. Veramente, quindi... fu una cosa, perché erano anche a vederli insieme, cioè non avresti detto, perché cioè lei si vedeva bene che apparteneva a un altro mondo, capito? Lui è come una persona normale, che possiamo dire, per lui invece questa qui si vedeva che è un tipo proprio abituata alla cultura, sicuramente era una persona corta, che comunque c'è da dire che gli iraniani in Iran, e parlo in quel periodo, era abbastanza, ora ci sono stati appunto vari momenti, ma il movimento esperantista è abbastanza sentito in Iran ed è stato proprio in opposizione al regime dell'Ayatollah. E infatti sono alcuni di loro sono stati costretti a andarsene dall'Iran per le loro idee. Quando ci fu se sbaglio, nel 2009, non fu uccisa per la strada quella studentessa di filosofia, non so se se lo ricorda. Sì, sì. Ecco, allora, all'epoca non esisteva, cioè se esisteva io non c'ero, insomma Facebook non c'era, oppure era poco praticato. All'epoca ce n'erano diversi, c'era una sorta di una specie di Instagram francese, che c'è ancora però con un limitato raggio, Iperniti, dove c'erano tantissimi esperantisti. Ebbene, c'era uno di questi iraniani che si faceva chiamare con lo pseudonimo di Fresh Aero, cioè di aria fresca, e che era un capo ufficio che il caso volle dava su questo viale dove avvenne questo assassinio. E quindi lui riprendeva di nascosto con il cellulare
Cioè, quindi è stato una delle prime testimonianze di quello che stava succedendo. Poi appunto alla fine proprio ce lo scriveva a presa diretta. Io per un po' di tempo non mi farò sentire perché sto pensando di andare all'estero. E poi perché stanno cercando di individuarci e tutto. Io mi ricordo che avevo scritto una poesia, una di quelle che è contenuta nell'angoscia del pane, e gliela tradussi in esperanto. E lui disse grazie, la diffonderò presso i samiliani iraniani. E poi dopo un po' di tempo si è fatto vivo e dice ora sono in Germania, sono tranquillo. Perché se fossi rimasto ci mi avrebbero sicuramente arrestato e torturato. Quindi vedi Sì, come si sì, sì. può Ma... analizzare. Ma durante il congresso di Pechino, tra le varie cose che vidi, mi ricordo che c'erano questi iraniani che cercavano di darti i loro giornalini, no? L'Iran esperantisto, l'esperantista iraniano, perché noi ci tenevano a dire guardate che non siamo tutti d'accordo con il regime, noi siamo contrari, no? Non vorremmo la libertà, eccetera, eccetera. E purtroppo non l'abbiamo. Il regime è spietato perché ci arresta, ci tortura e poi alla fine ci annienta. Magari lì per lì non fa neanche tante vittime, però riduce la gente in uno stato tale che poi come esce uno è talmente depresso che si suicida, insomma. E quindi ancora una volta l'esperanto è strumento di libertà, strumento di pace, l'approfondiamo anche appunto nell'evento, strumento di espressione coerente anche con quelle che sono, dicevamo, i sentimenti, le idee e la cultura che ci portiamo dentro, indipendentemente da quelle che possono essere quelle che ci vengono imposte. Quindi lo strumento di libertà è fondamentale per lo scambio, ma è fondamentale anche per un processo interiore. Quindi chi è esperantista matura anche una certa apertura mentale e i fatti appunto ci danno ragione. Proprio per questo, perché alle radici dell'esperanto, no, si parlò appunto nell'occasione dell'evento di tantissimi esperimenti dagli albori, diciamo, dall'origine dell'uomo di fare una lingua unica, si parlava di più di 500 esperimenti. Però nessuno ha raggiunto l'efficacia dell'esperanto perché l'esperanto non è stata un'idea giusta apposta, studiata a tavolino di Zamenhof, ma è stata una ricerca delle radici comuni anche a livello linguistico e delle radici anche che avevano portato a certi processi verbali. Quindi, cioè, non è tanto la lingua di Zamenhof, non è tanto la lingua studiata da, ma la lingua scoperta da, è riscoperta da, è un po' quello che ha portato a questo successo e a questa, diciamo, assoluta universalità, è questo che ci E affascina, poi no? guardi, di questo diciamo argomento si è interessato uno scrittore che è morto da poco tempo, un autore morto da poco tempo, cioè Umberto Eco, che ha annoverato l'esperanto in uno diciamo, dei suoi libri perché ha ricostruito i principali tentativi appunto di fare una lingua perfetta, infatti il titolo di quest'opera è La ricerca della lingua perfetta. Quando fu qualche anno, alcuni anni fa, fu intervistato, lui disse che non credeva nelle possibilità dell'esperanto. E questo lo disse pubblicamente, l'ha detto di più volte, finché lo disse addirittura durante una sua lezione universitaria. E lui amava molto parlare ai giovani, è cosa che è poco risaputa questa. E lui, immaginato una lezione universitaria, e lui disse, ma l'esperanto non è una lingua perché non ci si fa l'amore. A che una ragazza alzò la mano e dice, no, professore, si sbaglia, io ce l'ho fatto l'amore in esperanto e ce l'ho fatto molto bene. Sicché tutti risero. E lui disse, ma vuoi vedere che ha ragione? Sicché lui cominciò a indagare. E quindi rivide un po' la sua posizione, insomma, ecco. Quindi lui non è stato un esperantista, poi fu costretto a me, insomma, che ci sono stati eminenti linguisti come Bruno Migliorini, che ha scritto La storia della lingua italiana, che sono stati poi diventati esperantisti, perché, ripeto, più si conosce il funzionamento delle lingue, più è facile prima o poi imbattersi nell'esperanto. Sì, perché Perché tipo,
cioè ti incuriosisci e forse te lo sei chiesto tutta la vita, ma ci sarà un modo di andare alle basi delle lingue per vedere come si Esatto. possono impararne qualcuna nuova. Ripeto, questo è tipico, cioè delle persone che sanno, va bene, è vero che non si sa mai abbastanza, cioè è quella che dice, ma come funzionano? Ma ci sarà un sistema, qualcuno se lo sarà posto il problema, qualcuno avrà cercato di risolvere il problema prima di me. E quindi uno poi uno si imbatte, per un motivo o un altro si imbatte l'esperanto. L'ho detto. Come su cosa è successo a Umberto Eco, che lui certamente esperantista non era, quindi ha dovuto comunque anche lui ricredere sull'esperanto. E poi guardi, e un'altra cosa che è un fatto personale, quindi credo che ai nostri ascoltatori piaccia, no? Che uno Sì, parli come no, come no. nei fatti personali. Allora, io dovevo appunto prendere la seconda laurea e a Pisa ebbe a che fare con un professore, Mirko Ottamoni, perché mi chiese ovviamente, visto che ormai era la seconda, poi era una persona matura, non era più una bambina certamente, mi disse, ma lei ha delle preferenze in merito? Guardi, io sono un esperantista. Ah, disse lui, ovviamente lui non sapeva niente dell'esperanto. Ah, ma siete degli enigmisti, ma poi siete pochi, non fate cose strane, eccetera. Ma veramente dico, guardi, e lì gli raccontai qualche fatto. E lui comunque mi lasciò fare un'analisi del sistema dell'esperanto, ovviamente basandomi su testi adeguati allo scopo. Poi però fece anche comincia a abbozzare un appendice sull'imminente congresso esperantista. Allora lui, ripeto, lui si dovette un po' ricredere, dice, ah, guarda, è così, è fatto così, quindi è una cosa veramente, una cosa seria. E poi, come avevo accennato all'imminente, perché si sarebbe tenuto appunto tra luglio e agosto, quell'anno lì, disse, ma scusi, già che c'è, perché? Dice, ma ci va? Sì, allora perché non fa una relazione approfondita? Certamente lo farò, e infatti finisce proprio così la mia questa tesi di laurea, proprio con resoconto approfondito, poi sarà oggetto di una prossima trasmissione Certo. di questo congresso. E ripeto, il professore dice, accidenti, non poteva dirmi bello, capito, fate bene, perché chiaramente sa com'è, però anche quando ci fu la discussione, io capii che veramente l'ha letta, capito? Ha apprezzato il lavoro fatto, insomma. Ecco. Ma sicuramente, ma infatti chi pensa all'esperanto come qualcosa di nato dopo, no? Il paradosso è proprio quello, no? Nasce prima l'uovo e la gallina. Ci verrebbe da pensare che il processo che poi ha creato da parte di Zamenhof la sintesi di queste radici linguistiche sia nato anche prima addirittura delle lingue stesse, quindi prima della dispersione in alcune lingue di alcuni termini, si ritorna alla radice e si ritorna a una purezza originaria e si crea una linea diretta fra le origini e l'esperanto, senza tutte quelle che possono state le dispersioni anche nei vari paesi delle varie lingue. Quindi chi vede l'esperanto come un fenomeno artificioso, artificiale o chissà cosa, se lo studi l'esperanto e vedrà che intanto beh, è molto più elementare dal punto di vista appunto degli elementi stessi, perché nella composizione della parola appunto avevo modo di vedere anche in questa occasione che si è creata appunto all'Oft. C'è una modularità interessante, una modularità che poi porta anche alla sintesi di alcune frasi e poi insomma vedremo anche in futuro. E poi c'è anche un calore, quando prima parlava no, appunto dello scrittore Umberto Eco, l'esperanto è una lingua d'amore, quindi per forza esprime anche un certo tipo di No, passione ma per le lingue. guardi che non è l'unico caso. Io addirittura, ripeto, sempre nel periodo che ha preceduto la mia iscrizione, no, al corso di Esperanto, io mi andavo a cercare anche delle curiosità, eccetera. Trovai un articolo in lingua inglese di una ragazza inglese che trovò boh, questa cosa dell'esperanto, e piano piano se l'è imparato,
tanto da da corrispondere con un ragazzo, diciamo, della Repubblica Ceca. Insomma, poi alla fine sono incontrati, sono innamorati, sono sposati, e lei è andata a vivere a Praga, voglio dire, e lei ha detto: ma io se non avessi cominciato per caso, eccetera, io cosa sapevo, lui viveva per conto suo, viveva per conto mio, non ci si conosceva, e non è che si parla in inglese, cioè, perché lui l'inglese non sa, lui l'inglese non lo sa, e non lo sa, si parla in esperanto insieme. Capite? In maniera assolutamente no, così, come un po' il mainstream ci ha abituato, ma lei sa l'inglese, deve imporre l'inglese all'altro, invece no, non è così. Vedete, la mente evoluta di persone che capiscono che una lingua è funzionale anche allo scopo che può servire come strumento di paritarietà, come strumento di libertà, come strumento espressivo efficace, perché poi si diceva prima, io sono affascinato da che poi, soprattutto se è cominciato a parlare sin dall'inizio, dell'efficacia espressiva. Quindi sta ragazza probabilmente, se si fosse mandata le lettere in inglese con quest'altro ragazzo, non so quanto sarebbero state altrettanto efficaci. L'esperanto secondo me è stato un bello strumento. Ok, con questa, diciamo, messaggio di speranza, con questo messaggio d'amore, con tutti questi messaggi che anche a livello culturale questa volta ci siamo dati, appunto questa poesia italiana riportata in vita, a nuova vita, appunto, anche dall'efficace esperantista, questo evento che ci siamo lasciati praticamente nel cuore, perché comunque è avvenuto attraverso l'associazione di due realtà appassionate, da una parte Cerchi Parlanti, dall'altra appunto il gruppo esperantista pistoiese Umberto Stoppoloni, con l'insegnante d'esperanto Nicola Morandi, che ci ha appunto illuminato e che anche attraverso questa poesia, insomma, ci ha fatto percepire, anche quando eravamo lì, insomma, c'era questa poesia che scorreva, ci ha fatto percepire quanto effettivamente avere l'esperanto tra i nostri strumenti sia importante, quanto più capirete anche attraverso Esperanto Viva, attraverso questi incontri con noi, quanto sia effettivamente universale nell'utilizzo, diciamo prima, emozionale, funzionale e quotidiano. Ora, a noi l'esperanto serve per un saluto breve, efficace, da parte appunto della professoressa, invece, Anna Maria Dall'Olio. Gis. Ca in nome de mi, Vox, officia la voce de Esperradio, gis la venonta. Esperanto, viva Anna Maria Dall'Olio. Gis la venonta.